Nel periodo di emergenza sanitaria, tre gruppi di ricercatori Cherik e Eric presso i laboratori Fermi Elettra Sincrotrone di Trieste hanno unito le loro conoscenze per studiare gli effetti del Covid-19 sui polmoni, adottando tecniche di indagine innovative, già utilizzate per altri scopi nelle loro ricerche, per caratterizzare tessuti. Noi, studenti delle classi 4A e 4B dell'indirizzo Scienze Applicate del Polo Liceale Albert Einstein di Cervignano del Friuli, ci siamo lasciati condurre alla scoperta di questo prestigioso ambiente di ricerca dalle persone che guidano i team. Il progetto Pages ci ha permesso di assaporare le emozioni intellettuali e personali che i ricercatori provano. Per raccontarvi questa esperienza abbiamo simulato un'avventura scientifica. Abbiamo sperimentato che si può dare forma e forza ad un'idea integrando le competenze di più persone che lavorano insieme per un unico obiettivo. Quindi si creano team per pianificare, gestire e realizzare esperimenti scientifici in un centro di ricerca di eccellenza. Oggi vi racconteremo la nostra avventura da apprendisti ricercatori. Come in Italia e nel resto del mondo, anche in Friuli Venezia Giulia ci sono dei centri di ricerca che si occupano di alcuni aspetti del Covid-19. Abbiamo evidenziato due centri di ricerca che si trovano nell'area di Trieste, quindi a poco più di una cinquantina di chilometri da Cervignano del Friuli, dove si trova il nostro istituto scolastico. Qui abbiamo evidenziato il nostro istituto, il Liceo Einstein, e uno dei due centri di ricerca, Elettra Sincrotrone, che si trova a Basovizza, nella zona di Trieste. Elettra Sincrotrone è un centro di ricerca internazionale. La sua specialità è l'applicazione della radiazione di sincrotrone e di laser a elettroni liberi nelle scienze dei materiali e della vita. Sul sito di Elettra c'è una pagina web dedicata dove si trova una sintesi delle ricerche sul Covid svolte a Elettra. Qui abbiamo uno zoom sulla zona di Trieste. Abbiamo evidenziato, oltre al sincrotone, anche l'altro istituto di ricerca, l'ICGAB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology. L'ICGB è un'organizzazione intergovernativa, unica, autonoma con laboratori biotecnologici in Italia, India e Sudafrica. L'ICGB ha attualmente 66 stati membri. Nell'area risorse del sito web, ICGB offre gratuitamente ai suoi stati membri risorse, strumenti e know-how per combattere il virus SARS-CoV-2 che causa Covid-19. Sotto la guida di Elisa Vaccari, Loredana Casalis e Giuliana Tromba, noi studenti siamo andati alla scoperta del lavoro di ricerca dei gruppi SISI, AFM e SIRMEP. Ma cosa succede nei laboratori dei nostri apprendisti ricercatori? Miei cari colleghi, siamo finalmente riusciti a realizzare la nostra idea. Con la nostra tecnica possiamo studiare la composizione biomolecolare del nostro campione e perciò possiamo individuare le anomalie del tessuto. Concordo pienamente. Ora dobbiamo solo trovare un modo e un luogo dove poter esporre le nostre teorie. Guarda Samuele, mi è appena arrivato questo messaggio dove ci dicono che c'è questa conferenza scientifica alla quale siamo invitati e penso che sarebbe il luogo ideale dove esporre le nostre ricerche alla comunità scientifica finalmente. Già. Se mi permette, vorrei farle notare che le nostre ricerche hanno condotto a risultati sperati. Concordo. Siamo riusciti a ottenere risultati fantastici e molto chiari grazie a, appunto, al nostro esperimento dal punto di vista biomeccanico e siamo riusciti anche a osservare come si presentano le zone malate del tessuto grazie all'etologia. Dottor Deli, è arrivata una mail in cui le invitano ad un meeting. Gliela mando così se la legge. Sì, grazie mille.
Gentili ricercatori, saremmo onorati se partecipasse al nostro convegno che si terrà. Ok, tutto ciò mi sembra molto interessante. Potremmo sicuramente partecipare. Ripensando ai risultati ottenuti, i raggi sono molto efficienti per analizzare e ottenere un'immagine appunto di questo tessuto. Questi si basano su un principio fisico piuttosto semplice, anche, cioè che ci consiste di comprendere l'assorbimento dei raggi X di un. Scusate, c'è un volantino. No, ti l'appoggio più. Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto al 6° convegno internazionale Tecniche innovative per indagine e caratterizzazione di tessuti organici promosso da Cheri Carrick. Prima di iniziare vorrei ringraziare il Polo Liceale Albert Einstein per ospitare l'evento. L'argomento di cui andremo a parlare oggi sarà l'analisi di tessuti organici ottenuta mediante nuove tecnologie. Invitiamo ora sul palco il dirigente Barbieri Oliviero. Ora invitiamo sul palco il gruppo Sissi che esporranno a loro volta le loro conclusioni sull'analisi dei tessuti. Prima di dare la parola al dottor Sirignano, passerei alle presentazioni. Gerion Filippo, Cotton Andrea, Sirignano Samuele, Gianni Davide, Paparò Giorgio. E ora possiamo iniziare l'esposizione. Hello and welcome to our presentation. We of the CC Group are going to introduce you to a unique technique that allows us to use infrared radiation to analyze tissues, specifically lung tissues, and their biochemical composition. First, we are going to analyze the instrumentation used for this research. Then we are going to analyze a sample of our retina and in the statistical method used to better understand the process. Finally, we are going to focus on our main topic, which is pulmonary fibrosis. The apparatus is divided in three blocks. The first one is made up of mirrors that direct the radiation from the beamline to the next block. These mirrors are made from gold, because gold is a material that doesn't absorb these kinds of frequencies. The next block is an interferometer, which is made up of a series of even more mirrors that are used to analyze the composition of the various wavelengths. The final block is the infrared microscope itself, which we are now going to have a closer look at. The microscope doesn't use lenses and slides as optical microscopes do, but it uses mirrors. This is the case because the infrared radiation is used to measure the vibration of the molecules of the objects we want to study. But lenses and slides are made from glass, and glass has a structure that forms covalent bonds between its atoms, meaning that it's going to block the view of our sample. So we have to use mirrors and specific kind of slides like the one made from calcium fluoride, which form ionic bonds between their atoms and are not going to block the view of our sample in any way. Next, we are going to have a look at the detector, which is the part of the microscope that is responsible for the images we receive on our softwares. And this detector has to be cooled down with liquid nitrogen, whose temperature is around 77 Kelvin or -196.15 degrees Celsius. And this is done in order to increase the quality of the images we are seeing. The detector works in a similar way to a camera, with 64 pixels by 64 as its resolution. And
where each pixel shows the analysis of that part of the image. The more pixels there are, the more accurate our analysis will be. However, 4096 pixels in total, the results are still good enough to get a good enough idea of what we are looking at. And a last thing to note about the detector is that it's an FPA detector, where FPA stands for focal plane array, meaning that the analysis of all the symptoms is carried out simultaneously. And before starting with the analysis, there are two procedures that are necessary. The first is a process of focusing on our sample, like we do with optical microscopes. Then the other one is the analysis of the background point, where we analyze the atmosphere because it contains gases like vapor and carbon dioxide that can alter the view of our sample, causing some noise. So by doing this, we can then go on to reduce the noise caused by these gases. We can finally start our analysis of the sample, and the image we are going to receive is going to show us the concentration of various molecules in each pixel. The image will vary based on the wave number we take in consideration. The wave number is basically the reciprocal of the wavelength. And if, for instance, we take in consideration the wave number that go from 1750 to 1500 per centimeter, we are going to find the chemical compound that reacts to those frequencies, in this case proteins. Moving on to our example, we have retina. And the reason why we have chosen a retina as an example is because its layers are very easily discernible one from the other. So let's now look at a couple of examples of composition. And the first one is that we can see is in the innermost layer of the retina, where there are the photoreceptors. The photoreceptors are basically small rods that convert the light that comes in contact with our eyes and transmits it to the brain under the form of electrical signals. And these photoreceptors use a protein called rhodopsin, which is an alpha helix protein. By knowing the amount of radiation that is absorbed by these proteins, we can then find where its concentration is at the highest in our sample. And as you can see, it is indeed in the innermost layer of the retina. Another example would be the detection of DNA. DNA in the retina is generally found in two layers where the neurons' nuclei are located, called the inner and outer nuclear layer. And in fact, in the scan provided by the microscope, we can see how there are these two rather thin layers found in the middle that show where DNA is most prevalent. It's now time to talk about how we can achieve these results, because after all, what we're seeing is a two-dimensional image of a three-dimensional complex object. And this is achieved thanks to the multivariate statistical method, which allows us to start from thousands of analyzed wave numbers and combine them together to reach just a couple of so-called clusters, where each cluster will then correspond to a specific composition. Finally, we have reached the final and most important part, which is our analysis on lungs. What's shown here are the lungs of mice that have been infected with pulmonary fibrosis and the course of the illness in the next 28 days. And to explain it briefly, this disease causes the production of collagen around the alveoli, which blocks its normal function, and causing breathing difficulties, fatigue, and a persistent cough. So these, as you might have noticed, are some of the symptoms also caused by the well-known to everyone COVID-19, because in fact, pulmonary fibrosis is exactly one of the symptoms caused by the virus. So going back to what we found, we can see the composition and how these clusters are spread around in the lungs, and also when their presence is at the highest. Consequently, we can try to use different cures and treatments based on the stage of the illness. For example, the types of anti-inflammatory medicines to prescribe can vary based on the clusters we have to treat.
Finally, this research can lead the way to a whole new view on the subject, possibly helping with the treatment of the symptoms caused by the virus that has made the whole world kneel before him. And now, I want to thank you all for your attention. Thanks. Buongiorno a tutti, sono un ricercatore del team che lavora con il microscopio a forza atomica. Con questo esperimento abbiamo analizzato due campioni di tessuto polmonare di due persone decedute a causa del Covid-19, una sola delle quali stava intubata. Durante questa presentazione vedremo quindi lo scopo del nostro esperimento, le teorie fisiche su cui si basa, il funzionamento del microscopio stesso e l'analisi dei campioni e dei dati che abbiamo analizzato. Partirei spiegando l'obiettivo dell'esperimento. Il microscopio a forza atomica ci permette di studiare e confrontare la rigidità, stiffness dei due campioni in modo tale da valutare gli effetti di una determinata patologia sull'organismo. Infatti alcune malattie, come la fibrosi polmonare causata dal Covid-19, provocano un cambiamento della proprietà meccanica delle cellule che noi misureremo con il nostro microscopio. L'obiettivo è quindi vedere come queste proprietà meccaniche siano variate. L'analisi dell'esperimento comprende quindi tre fasi: innanzitutto la procedura sperimentale con il microscopio, poi la rappresentazione e l'analisi dei dati utilizzando un'apposita applicazione, Atomic J, e infine la elaborazione e la visualizzazione dei dati con l'ausilio dei grafici boxplot. Al fine di correlare le caratteristiche biomeccaniche del campione con gli effetti registrati dalla cantilever, si approssima che il nostro modello sia il modello di Hertz. Così facendo ipotizziamo che il nostro tessuto come isotropico, omogeneo e viscoelastico, ovvero come un corpo dove le deformazioni sono ridotte entro il limite elastico. L'attrito è quindi trascurabile, l'area di contatto è molto più piccola del raggio caratteristico del corpo stesso. Per soddisfare questa ipotesi e per non danneggiare il tessuto abbiamo utilizzato un limite di indentazione minore del 10%, inoltre questo era essenziale per non far interagire la cantilever con il vetrino. Ora vediamo alcuni riferimenti teorici su cui si basa il microscopio. Innanzitutto la legge di Hooke, che esprime il comportamento dei corpi elastici. Essa afferma che la forza elastica esercitata da un corpo equivale al prodotto tra il suo allungamento e la costante elastica K, che varia a seconda del materiale utilizzato. Dopodiché, in questa slide potete vedere la formula che regola la forza con il modulo di Young, e il nostro scopo era infatti trovare questo modulo. Infine, vediamo il coefficiente di Poisson che descrive l'elasticità di un solido elastico e rappresenta il modo in cui il campione si restringe e si dilata. In particolare in questo caso vale 0,5 in quanto è isotropico. Qua vediamo il modulo di Young che, come ho detto prima, era quello che dovevamo trovare di effettivo grazie ad Atomic J. Questo modulo esprime la propensione di un materiale che subisce l'azione di una forza allungandosi o restringendosi. Maggiore è il modulo di Young, più è rigido il campione che abbiamo utilizzato. Parliamo adesso del microscopio a forza atomica. Questo serve a misurare le forze di interazione molecolare tra una sonda e il campione ad una risoluzione nanometrica. Esso è costituito da una leva chiamata cantilever, alla cui estremità si trova una punta che verrà messa a contatto con il campione da analizzare. La cantilever si piega a seconda della forza di interazione. Il meccanismo che fa muovere la cantilever è costituito da un materiale piezoelettrico capace di deformarsi in maniera elastica se si sottoposta a una tensione.
elettrica. A contatto con il campione la cantilever subisce una deflessione che risponde alla legge di Hooke: verso l'alto se la forza è repulsiva e verso il basso se la forza è attrattiva. Uno dei valori più importanti della cantilever permette di trasformare il voltaggio recepito in una strumentazione e quindi e la forza che dipende dalla costante elastica Kc e a sua volta questa dipende dal modulo di Young secondo la formula che potete vedere nella slide. La deflessione è dell'ordine dei nanometri, perciò per misurarla si utilizza un fotodiodo che capta la luce di un raggio laser che viene fatto rimbalzare sul retro della leva. Il fotodiodo ha quattro quadranti, assorbe il raggio trasformando la corrente percepita in tensione. Da questo esperimento ricaviamo quindi delle curve di avvicinamento e allontanamento della sonda Campone. Sull'asse X del sistema troviamo le variazioni della distanza tra la punta e lo spaceman, mentre sull'asse Y troviamo la forza che agisce sulla cantilever. Queste curve vengono analizzate con un'apposita applicazione a toni di gel. In questa slide vi mostreremo come abbiamo lavorato con questo software. Per concludere, questi sono i dati che abbiamo ottenuto. A sinistra, come possiamo vedere, il box plot ha una mediana minore, a destra una mediana maggiore, da cui quindi siamo arrivati a concludere che molto probabilmente i box plot del campione a destra appartengono alla persona intubata. Grazie per l'attenzione. Che sarà il primo ad esporre le proprie conclusioni sull'analisi di tessuti organici. Passiamo alle presentazioni a partire dalla ricercatrice Uola Corsi Stefania, Bozzoli Amedeo, Barra Canivice, Sorgotti Francesco, Unisi Simone. E ora diamo la parola alla dottoressa Barra. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Baracani del gruppo SIRMEP e oggi vi accompagnerò nell'analisi di un tessuto polmonare di un polmone affetto da Covid-19. Durante il mio discorso seguirò il seguente percorso logico. Prima la definizione dell'obiettivo, in seguito una breve descrizione dell'apparato sperimentale e del suo funzionamento teorico e poi arrivare alle fasi dell'esperimento vero e proprio e le brevi conclusioni. Come tutti gli altri professionisti presenti a questo convegno, ho cercato di comprendere le conseguenze del virus Covid-19 sui polmoni. In particolare, la tecnica da noi adottata si basa sull'imaging raggi-X. Utilizzando la linea di luce SIRMEP, colpiamo il nostro preparato con appunto dei raggi-X, ottenendo così un'immagine tridimensionale derivante dalla sovrapposizione delle varie microfette eseguite secondo varie direzioni sul campione. Questo campione è appoggiato su un dispositivo chiamato Hexapod che ruota e appunto permette facilmente di ottenere queste microfette.
tramite queste microfette potremo osservare facilmente gli effetti, le anomalie insomma portate dalla malattia. Osserviamo qui un esempio appunto di un'imaging a raggi X di un tessuto osseo affetto da osteoporosi. Ingrandendo l'immagine possiamo facilmente osservare le modificazioni e i danni che questo tessuto ha subito senza però rovinare la qualità dell'immagine stessa. Ora passerei ad analizzare gli strumenti che formano il nostro apparato sperimentale. Il fascio di elettroni fuoriesce dal sincrotrone. La sorgente permette di produrre un fascio coerente che successivamente passa attraverso il primo slit dove avviene la collimazione per poi passare attraverso la prima finestra di berillio che divide l'atmosfera inerte d'azoto del sincrotrone dall'aria. La luce entra poi nel monocromatore, passa per la seconda finestra di berillio e infine nel secondo slit. Poi essa passa attraverso dei filtri, colpisce il campione posizionato sull'hexapod che, come ho già detto, è una struttura che ruotando permette di analizzare il preparato secondo diverse direzioni. Attraversato il campione, il fascio colpisce il detector ma in modo distorto. L'interferenza generata dipende infatti dalle interazioni che avvengono tra fascio di luce e campione, ed in particolare dai fenomeni di assorbimento e diffusione e rifrazione della luce, che hanno luogo in corrispondenza delle superfici di separazione oggetto-aria. Il detector misura lo sfasamento avvenuto tra i raggi X prima e dopo l'attraversamento del campione. La linea di luce SIRMAP permette di ottenere microtomografie nitide e apprezzabili, in quanto possiede delle caratteristiche importanti. La radiazione di sincrotrone presenta monocromaticità, ovvero è composta da onde aventi tutta la stessa frequenza. È coerente, cioè le onde del fascio sono in fase, e collimata, cioè che le radiazioni si dispongono in modo parallelo tra di loro. Infine i raggi X sono ad alto flusso, caratteristica che permette di ottenere un imaging dinamico, ovvero un'immagine che si può esplorare anche dall'interno. Ora che l'aspetto teorico è stato descritto, passiamo all'analisi del campione vero e proprio. Infatti, l'immagine che vedete in questo momento è in bianco e nero, che sono due colori appunto non casuali. La zona bianca corrisponde ad una zona dove i raggi X sono stati maggiormente assorbiti dal campione, mentre le zone più scure hanno subito un minore assorbimento di raggi X. A destra, osservando questa slice, possiamo quindi notare che ci sono due zone anomale. A sinistra vi è una calcificazione degli alveoli, caratterizzata da un bianco intenso, dove appunto il tessuto ha assorbito molto i raggi X uscenti. Un ispessimento invece è individuabile nella zona a destra, dove in mezzo ad uno strato nero, indicante appunto gli alveoli, vi è una zona più grigia, quindi più chiara, indicante appunto un maggior assorbimento dei raggi X. Possiamo quindi dedurre alcune conclusioni. Con i raggi X abbiamo potuto rilevare delle anomalie del tessuto, quali appunto calcificazioni e inspessimento. Nonostante questo, la nostra analisi è prettamente morfologica del tessuto, quindi non ci permette di dare una descrizione completa delle anomalie presenti su questo tessuto affetto da Covid-19. Di conseguenza, questa nostra ricerca potrebbe essere completa. Insieme alle altre procedure viste durante questo incontro, potranno fornirci quindi una caratterizzazione completa del nostro tessuto polmonare. Prima di trarre le conclusioni è previsto un break, vi invitiamo quindi a recarvi nell'atrio dove è stato allestito un punto di ristoro. I ricercatori escono dall'aula del convegno e si dirigono verso la caffetteria. Durante questa pausa accade qualcosa, stiamo a vedere. Colleghi, ho visto le vostre presentazioni, ho trovato i vostri lavori molto interessanti e ho decisamente scoperto delle cose nuove. Sì, sono assolutamente d'accordo, le vostre ricerche mi interessano un sacco, però ci sono dei punti che non sono ancora chiari. Potremmo lavorare insieme per trovare qualcosa di più, per ottenere risultati migliori. Effettivamente ha ragione, potremmo unire le nostre ricerche per ottenere un'analisi completa ed efficace.
Sì, sono pienamente d'accordo. D'altronde una collaborazione tra sarebbe la scelta migliore. In fondo abbiamo lavorato tutti sugli stessi tessuti. Le nostre tecniche differiscono solo sui metodi d'analisi e infatti, nonostante questo, non sono complete. Sì, quindi possiamo parlare di affare fatto? Certo. Ci sto. Affare fatto. La scelta dei ricercatori di proporre la candidatura congiunta risulta vincente. Infatti, il team SAS riesce ad ottenere di poter utilizzare le strutture di Elettra. Andiamo a scoprirle! CERIC-ERIC is a unique pan-European research infrastructure. It brings together into a super laboratory facilities made available by 8 countries in Europe for research in all fields of materials and life sciences. Each participating country contributes to CERIC, a state-of-the-art research facility. The analytical techniques available through CERIC provide deeper knowledge about the structure, dynamics, and composition of materials present in a range of products, from pharmaceuticals to batteries. CERIC, by creating a synergy across borders and scientific fields, provides researchers with a unique tool to meet challenges in research and innovation, and to tackle emerging issues in society. This integrated multidisciplinary infrastructure is open to researchers and companies from all over the world. Access to this integrated facility is merit-based, granted by international competition. Researchers winning the competition can access, with a single proposal, over 50 cutting-edge instruments, combining NMR, electron, ion, neutron and photon-based techniques, allowing to perform analysis and synthesis of complex materials. In exchange for free access, researchers are required to publish their results. The submission process is in two steps. Pre-submission allows evaluation of the proposal by expert scientists and technicians at the facilities who can also assist in improving it. Final submission leads to the final evaluation. The CERIC's offer has been met with enthusiasm and interest by the research community worldwide. Received projects are focused on a wide variety of topics. The scientific results of CERIC users have been published in top-rated international journals. CERIC aims to make its network of facilities accessible also by industry, combining standard methods with cutting-edge analytical techniques. This allows contributing to the technological development and industrial competitiveness of Europe, bringing together research and industry. CERIC is committed also to education, with projects targeting pupils and students from high school to PhD level. Communication through dissemination and outreach activities are a core value, allowing scientific knowledge to be spread to expert and lay publics. Nel frattempo, i nostri ricercatori hanno realizzato i loro esperimenti ed è giunto il momento di comunicare in conferenza stampa i risultati ottenuti. Cosa avete spinto ad unirvi? Ognuno di noi aveva già iniziato le proprie ricerche nei tessuti e poi
Durante il convegno organizzato da Cherry Carey abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e di mettere assieme le nostre idee. Ma avete mai incontrato delle difficoltà? Oh, assolutamente no. Infatti, sin dall'inizio ci siamo accorti come i nostri studi si complementavano a vicenda. AFM ci ha, ha contribuito allo studio biomeccanico del tessuto. SIRMAP invece ha fornito l'immagine tridimensionale e invece noi di Sissi abbiamo utilizzato la microscopia ad infrarossi per capire la composizione chimica del tessuto. Beh, questo è molto interessante. Voi condividete quanto è stato detto dal dottor Sirignano? Sì, sono assolutamente d'accordo. Ci siamo subito trovati tutti e abbiamo fatto immediatamente dei passi da gigante. Sì, sono d'accordo con i miei colleghi. Infatti l'analisi multitecnica ha permesso una maggior caratterizzazione dei tessuti. Un'altra prova, insomma, che il lavoro di squadra è sempre vincente. E il nostro team SAS ha ottenuto una caratterizzazione completa del campione e siamo in grado ora di proporre un protocollo di analisi sui tessuti umani. Scusate, devo prendere la parola, l'ho già vista abbastanza. Scusate se mi permetto di prendere la parola, ma che modo di comunicazione fare è questo? Non si è visto nessuna parte del mondo, è inaudito! State pontificando, ma non portate prove a sostegno del vostro lavoro. Mi scusi, ma chi è lei? Questo non ha importanza, l'importanza è il convegno. Guardate le immagini. Ci state propinando immagini senza indicare a cosa si riferiscono, senza spiegarne di nuovamente il significato. E come si permette di fare queste affermazioni? Prima di criticare il lavoro degli altri, per favore, si informi. Ci troviamo di fronte ad un dibattito. Gli esperti hanno appena esposto le loro conclusioni, ma qualcuno del pubblico ha obiettato e posto le proprie perplessità, facendoci credere che quello che abbiamo considerato vero finora potrebbe non essere tale. Sebbene questo possa creare in noi una sorta di disagio, è proprio qui che sta il fondamento della scienza. La condivisione di dati, di informazioni, imporsi sempre domande, sono alla base della conoscenza. Il potere della condivisione, del confronto, del dubbio, ma anche e soprattutto quando si hanno delle opinioni diverse, sono qualcosa di valore inestimabile e in questa conferenza ne abbiamo avuto la prova. Inizialmente, quando ci hanno raccontato del progetto Pages, insieme alla curiosità sono sorti molti dubbi. Riusciremo a comprendere gli argomenti? Ne saremo all'altezza? Non è un carico di lavoro troppo pesante? Riusciremo a portare a termine il progetto e a soddisfare le aspettative altrui? Incontro dopo incontro abbiamo però iniziato a capire quanto questo percorso ci avrebbe arricchiti, sia a livello intellettuale, ma soprattutto come persone. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con alcuni esperti, che ci hanno donato il loro sapere e soddisfatto le nostre curiosità. Ci siamo messi in gioco e, per fare ciò, abbiamo dovuto collaborare tra alunni delle due diverse sezioni, riscoprendo la bellezza di conoscere persone nuove e di lavorare con loro. Dopo un lungo periodo di didattica a distanza e distanziamento, che ci ha abituati all'idea di lavorare ognuno per se stesso chiusi nella propria cameretta, abbiamo avuto l'opportunità di stare insieme e di lavorare ad un unico progetto godendo di ogni attimo e di conoscere meglio noi stessi e le nostre passioni, soprattutto attraverso l'assegnazione dei ruoli per la realizzazione dell'evento finale. Concludiamo quindi questo percorso con la speranza che questo progetto possa significare una ripartenza non solo per noi in quanto alunni, ma per tutti quelli che, forti dell'anno passato, hanno il coraggio e l'entusiasmo di rimettersi in cammino, proiettati verso un futuro in cui essere più uniti di prima. Nel frattempo, gioiamo per i piccoli progressi, dei quali il progetto Pages fa parte. Allora. Aspetta. No, aspetta, aspetta. No. Un secondo. Aspetta.
3, 2, 1, via. Non so, non so, ma glielo dovevi dire. No, scusa. Non ho fatto niente. Ma le... Non ho fatto niente. E mi devo convincere.